Vi racconto cosa mi è successo in sopralluogo per un'escursione da fare con i nostri amati cani. Ah ragazzi, per chi è dalle mie parti c'è una cosa assurda alla fine del video. Ciao a tutti amici cinofili e bentornati in un nuovo video. Oggi un video un po' particolare, un video di denuncia. Come al solito io sono Ivano, addestratore e guida ambientale, e in quanto guida ambientale mi tocca dire queste cose perché spero che un giorno non accadano più. Ok ragazzi, vi spiego che cosa mi è successo. Ero in sopralluogo con Whisky, uno dei miei due cani, per un'escursione che dovevo organizzare e mi trovavo ai laghi di Monticchio, questa località che si trova nel parco naturale del Vulture. Il Vulture è un vulcano spento da oltre 130.000 anni e si trova all'interno di un parco naturale protetto. Ragazzi, potete soltanto immaginare la bellezza sconfinata di questo luogo in questo periodo particolare dell'anno, appunto l'autunno, in cui tutto diventa così fantastico data l'atmosfera regalata dai colori. E quindi questa castagneta mista a fageta era proprio il luogo ideale per l'escursione di fine anno che faccio sempre. Ma ragazzi, è successo qualcosa di davvero avvilente e anche un po' pericoloso, devo dire. Tutto inizia in questa maniera. Sono sul sentiero numero 102 del CAI, del Club Alpino Italiano, che si trova all'interno del Parco del Vulture. Quindi, ragazzi, un sentiero ufficiale. E quindi, fatti i primi 200 metri di sentiero, mi trovo davanti un cancello realizzato artigianalmente, quindi completamente abusivo, fatto dai pastori. Ragazzi, legno e filo spinato. Decido comunque di attraversare questo cancello perché mi rifiutavo che ci fosse un abusivismo su un sentiero ufficiale e quindi apro il cancello e passo oltre. Beh ragazzi, dopo pochi metri chi trovo davanti? Un bel pastore del Caucaso pronto a sbarrarmi la via che inizia ad abbaiare e mi intima di tornare indietro. Ovviamente c'è poco da fare, torno indietro sui miei passi ed esco fuori dal sentiero. E va bene ragazzi, se anche arrabbiato e di malumore, comunque cerco un'altra via, cerco un altro sentiero e inizio a costeggiare i due laghi vulcanici del Vulture su un'altra strada, altrettanto bella. Ma ragazzi, qua arriva il bello, dopo pochi metri la magia si rompe un'altra volta. Musica da discoteca proveniente dai bar che si trovano a riva del lago, ragazzi, altro che passeggiata dentro un parco naturale protetto, mi sembrava di camminare in città, una cosa veramente assurda. Ovviamente un danno enorme per tutta la fauna selvatica. Ok, basta, mi siedo su un tavolino e di un'area picnic per cercare altre alternative e qui diventa tutto da volta stomaco. Immondizia sparsa dappertutto dalla gente che frequenta i laghi durante il periodo delle castagne. Ragazzi, qua ovviamente la situazione è divenuta pericolosa perché chiaramente mi sono trovato accerchiato da cani randagi che cercavano del cibo all'interno del pattume e devo dire che non erano per nulla simpatici. Ok, missione annullata, mi sono allontanato e me ne vado verso la macchina e ho deciso completamente di abbandonare i miei piani per l'organizzazione dell'escursione di fine anno. Ovviamente con un disgusto assoluto. Allora, qui c'è da fare un piccolo ragionamento. Io vorrei tanto sapere che cosa gli passa nella testa a sta gente che va a farsi le castagne, poi si ferma a fare il picnic e lascia i sacchi del pattume per terra a marcire e per di più in balia dei cani randagi. Poi andate in un parco naturale protetto e lasciate i sacchi neri semplicemente perché non avete voglia di riportarli a casa. Ragazzi, se questa cosa dovesse accadere in Trentino, io non lo so che cosa potrebbe succedere. Secondo me ti mangiano completamente vivo. La verità è che siamo i soliti ignoranti che non sanno tenersi ben stretti le ricchezze a disposizione. E questa è la verità. Stiamo sempre lì a piagnucolare, a lamentarci di come qui al sud la qualità della vita sia scarsa, ma per forza di cose, ma chi vuole restare qui nella terra di nessuno? Ah, piccola chicca per i miei compaesani, perché ragazzi, tornando alla macchina ho trovato per terra un cartone di pizza con proprio la dicitura Corato, cioè quindi viene direttamente dal mio paese. Che cosa sta succedendo? Cioè voi vi sparate 100 km per arrivare ai laghi, fate i porci comodi vostri e lasciate il vostro pattume lì? È qualcosa di veramente fuori di testa che mi ha mandato in bestia. Ovviamente non c'entra niente la pizzeria che ha venduto chiaramente del cibo a queste persone, ma la colpa è soltanto la vostra. E ora lancio un messaggio proprio al Parco del Vulture. E fate qualcosa, la situazione è davvero vomitevole, ma non soltanto per tutta quell'immondizia, ovviamente il randagismo e la musica dai bar fastidiosissima, ma anche specialmente per tutti quegli abusivismi fatti dai pastori
che ci impediscono di fruire ovviamente del parco naturale. È qualcosa di veramente assurdo. Io ve lo dico, ma immagino che non sia stato neanche il primo, se continuate in questa maniera, nessuno vorrà venirvi a trovare, nessuno vorrà visitare il parco del Vulture. Mi dispiace dirvelo, ma non state affatto facendo un buon lavoro di controllo. Ah, e piccola parentesi aggiuntiva, vi ho anche inviato un'email per denunciare l'accaduto, ma ovviamente non vi siete degnati neanche di rispondermi. Sì, sono io, Ivano Piccolomo, ora spero che voi stiate vedendo questo video. Scusate ragazzi, ma questo video di denuncia era davvero necessario, in quanto guida ambientale oltre che addestratore è un mio dovere etico farlo. E per favore ragazzi, condividetelo al massimo affinché arrivi, speriamo, agli occhi e alle orecchie degli organi di competenza, sperando che chiaramente queste situazioni possano essere risolte, magari alla volta buona. Io vi saluto e ci vediamo molto presto. Ciao a tutti!